Eccola! Thank you.
Di oggi, poi alle 17 ci sarà la basket 3 contro 3 nelle finali del mini palio, alle 17.30 la gincana in bicicletta e poi a seguire la staffetta ad acqua palio e la finale di pallavolo del mini palio femminile. Poi questa sera alle 20.30 palla prigioniera over 16 mista finali. E alle 21 il pezzo forte della serata, la corsa con le palle di fieno. Chiaramente poi vi racconterò man mano durante il giorno, se non muoio prima. Alle 22 poi il taglio dei tronchi, che è il gioco finale. Poi possiamo andare tutti a casa per prepararci per la giornata di domani. Un ringraziamento sempre, diciamo, alle associazioni che mettono a disposizione questi luoghi e che ci fanno mangiare e bere per tutta la giornata, quindi gli stand gastronomici sono sempre aperti, ormai conoscete i luoghi sotto i due tendoni agli estremi della campo di Italia. Allora, quindi, da lì lanciano verso qui? Eh sì, ascolta, dove fare questo con le balle di fieno? Facciamo niente, potete tranquillamente andare ad abbeverarvi. Ci sono anche i cocktail, lo sapete, e quindi i nostri bartender di fama internazionale che operano ormai nel settore anche e sanno preparare qualsiasi tipo di cocktail. Mettetevi alla parola. Ciao, vai. Buongiorno. Dai, dai. Andiamo quello che deve giocarmi anche a palla precisa. Ma prendi il come mazzo, sei sempre stato di Luca. Ah, vero, come è il passere oggi? Diamo il benvenuto al passere di oggi. Ma che dopo contesto? Chi? Loro, questo è quello che passa il convento. Sono ben contestato. Perché non mi ha detto un paio di Donnarumma? Importante che passa il treno. Vai! Certo. Intanto non è un'ora. Ho fatto da sopra, da sopra. Ma vuoi dell'acqua? No, grazie. Ma quando è che inizia il gioco? Bello! Siamo pronti?
Dai, iniziamo, dai. Una squadra per volta? È bello. Quanti minuti dura la... Mi dicono che ci sono due macchine da spostare che sono parcheggiate nel parcheggio antistante al campo di calcio. Quel parcheggio lì oggi non è utilizzabile per poi servirà per il gioco. Scusa, sì, grazie. 147 tra K andata Bologna Modena 460 K Domodossola. E poi c'è un furgoncino bianco targato Genova Hotel 136X Verona. Quindi gentilmente i proprietari delle automobili se possono spostare le macchine, altrimenti dobbiamo farle rimuovere. Dai raghi, su! Olè che! Bravo Tiago! Dai signorine! Dai, prendete la mira! No, sono a tre. Non cosa ancora di auto da spostare, grazie. Quanti sono gli ultimi? Prendere la mira, prendere la mira, parabola! Grande! Ehi! Un po' più forte! Grande Tiago! Bravo! Ai! Brava! Bravo! Bravo! Acceleriamo! Bravo Tiago! Bravissima! Un po' più parabola Tiago! Dai, prendiamo la mira! Bravo Tiago! Colposo, bravo! Bravissimi! Bravissimi, veloci, tirare, sparare! Brava! Veloci! Che bravi! Stop! Così è meglio. Bravi!
ora Locate? Locate Varesino? Vai! Non è Matteo, cioè è come se fosse due trabbiate che però non c'è. Bravo! Bravo, bravo! Vai anche lo canto, bravo! Bravissimo! Bravo! Brava! Bravo! Bravo, brava, bravo, bravo, vai. Vai! Evviva! Non vale così. Fine? Alla cassa del, stiamo dando
parte dentro il campo sportivo, vicino al campo della prigioniera. E una chiave nera, diciamo, per il portachiavi per il simbolo di Firenze, con scritto Firenze. Quindi chi abbia perso la chiave la trova alla cassa bianca in mezzo al campo sportivo, tendone bianco nel campo sportivo. Vabbè. Qualsiasi parte del corpo e la palla cade, è preso, io fischio, palla a lui si è preso, va in prigione dietro la riga e può prendere subito, io non faccio ripartire il gioco, il tempo va avanti, quindi appena lui supera quella riga si gioca. Se lui prende un bimbo di non è libero, resta in prigione. Il bimbo di Gornati, io fischio, prende la palla, va di là e fa la stessa cosa. Dovete fare attenzione, perché se la palla viene presa al volo, chi ha lanciato è preso, okay? Anche se lui le lanciava, superava le righe. Quindi se, guardate me, io sono qua, devo lanciare di là, per lanciare faccio così, e lui la prende al volo, non la prende al volo, va bene. Io sono preso, vado in prigione. Se io la lancio di là e lui è preso perché non la prende al volo, non vale perché ho superato la riga. No, perché sono in attacco. Se invece lui per scappare esce dal campo, io la lancio anche se non lo prendo, lui è uscito dal campo, quindi va in prigione, ma fischio io. Ogni volta che io fischio vuol dire che uno è preso, va bene? La prende la squadra, quindi se la palla è qua, la prende Gornate, vabbè, perché di qua Gornate, se è di là la prende Locate, se è oltre la riga della prigione è la palla alla prigione. Facciamo un pari di spazio, se io ne prendo due, uno, due e la palla cade, siete presi in due. Se io faccio uno, due e lui la prende al volo, sono preso io. No, sono preso solo io. Okay. Mi hai dimenticato qualcosa? Brava. Tutti per trovare meglio il tempo. Serve un falso prigioniero iniziale. Sentimela appena c'è uno preso. In questo momento si affesse. Sei. Al massimo sei passaggi. È come se lo si è preso al volo. Subito, appena io fischio, vedo che uno va in prigione. Appena supera il quinto percento può prendere, però non, appena uno di la squadra è preso, torna di qua in campo, ok? Quando finisce il gioco, sta di che dobbiamo portare qua in campo. Leo, l'unica roba era che il tempo fermava. Dovete fare pari dispari per la palla e campo. Parroggio! Aspetta che do il via, eh! No, che piace, non mi piace fare le bici, però, che non vorrei che...
Vai donna! Ho dimenticato il tamburo. Però prima l'ha presa l'arma il nostro. Stefano, sei molto bello, ma il tuo sedere non ci piace. È solo che non abbia un secondo. Dai, dai, guardate! C'è un ambrogio. Thanks. È andata la Linda, Leo, guarda. Siamo pronti? 3, 2, 1... Bravissimo. Occhio alla riga. Dai, dai, passa, passa, passa. Occhio alla riga. Sei bravo, dai. Alla lei. Vedelo la forma. Un po' di cinesi. Si va oltre lo. Dai, dai, fermatela. Palla qua, la riga. Palla qua. Bravo Giulio. Palla, tartaruga, salta. Vai, 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 gioca, gioca. Non tocchiamo la palla, che se oltre la riga poi diventa... Lascia la qua, lasciala giù. Lasciala giù. Qualificato subito, eliminato subito. Via, facciamo via. Volo! Palla Gornate! Palla Gornate, palla Gornate, dai, la riga! Riga, dai! Dai, dai, veloci! Veloci! Dai, Pietro, dai! Al volo! Volo! Dai, passatevela, passatevela. Presa. Anche per scappare, occhio alle righe. Palla gialla. Occhio alle righe. Subito! Dai! Dai, 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 subito, dai, che sono qua vicini! Ah! Occhio alle righe! Prigioniero! Dai, dai! Bravissimo! Dai, 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 dai! Volo! Era il falso iniziale! Dai, Zanetti! Prendi, Ale! Bravo, alle gambe! Alle gambe! Subito, subito! Ehi, piede! Chi la passa di qua bassa, così non può essere presa al volo. Così come ho fatto io? Come ha fatto lui, tiratela! Occhio alle righe! Adesso cerchiamo di tornare! Occhio alle righe! Gioca subito! Palla Gornate! Dai, prendere!
Manca alla fine? Avete un cambio? Stefano! In campo chi deve giocare? Dai! Occhio alle righe!
Un minuto. Dai subito! Dai, dai! Sì! Dobbiamo fare un minuto. Per la palla, pari di il primo preso. Al fischio, al fischio. Subito, bisogna prendere subito. Come rigori del campo. Occhio alle righe. Cos'è il gol del campo? Oddio, ma lo sa che qualcuno ha qualche calcio. Dai subito! Subito! Occhio alle righe! Prendila! Prendila!
Guarda la campagna, dai! Luccate! Luccate! Guarda la campagna! Allora, passano di qui. Allora, entrano dentro qui? Questo circuito qua. Sì. Girano attorno alla porta rossa là in fondo. Sì. Devono abbassare la testa per passare sotto. Ok. Scendono dalla bici per fare i tre ostacoli. Sì, questi qua. Questi sono fenomeni che non sono fatti tanto in bici, ma è possibile. Va bene. Poi devono raccogliere questa bambina. Ah. Depositarla in questo cestino. Dentro il cestino. Fare questa distanza tra questi pirini. E poi fare il giro all'esterno. Fanno l'ultimo ostacolo, come te lo sì. dico prima, girano attorno. E rientrano dentro di là. Quattro per gara. Quattro per gara. Quattro per paese. Sì. Quindi quattro, uno per volta allora, per squadra. Sì, 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 tipo una staffetta. Ok, abbiamo messo il gioco per vedere le penalità. Si parte? Thank you.
Tu sei pronto? Facciamo sapere. Tu sei pronto? Il caro Balbi del primo anno te lo regaliamo noi e le spese del pedale. Allora tu partecipiamo di ogni tre mesi. Le mie risoluzioni di mobilità te le tasso da te tasso. Oltre 30 servizi a disposizione e si diventa cliente entro il 15 luglio. Hai 20% di cashback sui pedali gestiti. Ma sarà un funzionario del primo atto promozionale per progetto di nazione e citazione regolamento del competitivo e conduttivo della promozione di mobilità scolare. Buona estate con te, Massi. Qui deve scendere dalla bici tipo Cecco Cross, bravissimo. Adesso sulla bici prende la pallina, la butta, devi prenderla in mano, prendila. Ok, la butta nel cestino e adesso intorno al birillo centrale. Dai, possono mettere sul piede. Attenzione! Responsabilità non fa niente di tutto, lui passa sotto, i nostri ragazzi si stremano, devi scavalcare. Attenzione, ho toccato anche il collo, devi toccarlo. Passa in mezzo, pallina, nel gesto, intorno al birillo, cinghiala. Ok, bravissimo. Vai, stacca bici, stacca bene, toccato uno, ok, sale pallina, dai, ok, va bene, slalom per i gialli, ancora slalom, cioè dai, salta l'ostacolo. Fatta bene, via. Dai Mattia, dai tutto, via per la rete. Vai Mattia, via. Bravo, rapporto agile. Bravo, via. In giro completo la ruota, bravissima, se passa mese della statua di Arancioni, prego. Pallina, bravo, via, dai Mattia, bene attraverso. Dai. E poi l'ultimo sabato, sotto il dolore,
Dentro, dentro, dentro la casa, via tutta, via tutta! Ok, Sesto posto ha vinto le carte, quindi le carte quinto, che sono sempre sette. Adesso giocheranno le carte bernate per il terzo e quarto posto. Come per avere i miei basket in testa. Quando finisce il basket in palestra ci saranno le finali del pallavolo femminile in Italia. Quindi a seguire il basso che volesse vedere, ma poi dovete più andare a vedere, perché intanto ci dobbiamo agitare. Allora, ragazzi, di questa sera. Pronto? Siamo? Vai! Fai il giro completo della gomma, gira, gira, fai con il giro, bravissimo, dai, passa in mezzo di quattro arancioni, bravo, passa sotto, adesso quando poi scendi, faccia la bici, se non giocare niente, poi sedi niente, vai, bravissimo, ancora bravo, via, prendi la pallina, prendi la pallina, Grazie.
con il cestello. Ah, devi fare dentro. Ok, brava, adesso Pirillo. E vai a fare la cincala, via, dentro e fuori, come vuoi. Piano, non farti male, via, riparti, la metto a posto, non preoccuparti di quello. Brava, brava, Allora, per partire questa sera,
via. Vai Gabbo! 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 Stava in giro mezz'ora. Beh, tornate indietro, Luca. Luca, tornate indietro. Non si può fare una cosa prima, così. Grazie.
sappiamo. Una foto. Non c'è proprio la maglietta. Ah, questo è un'altra maglietta. Non si sa. Anche questa con tutti i ragazzi, sai che mi piace la ricetta. Ah,
Bravissimo!
Non fa niente, tu fai la cintana, vai, vai. Ok, dentro fuori. Perfetto. Bravo. Bravo. Hai
Si è fatto male? No, cambia bici. Voglio cambiare la bici. La nuova bici non c'è. Arriva un po', arriva sta bici. Di no!
Allora, ci stiamo preparando adesso per la staffetta da Papaglia. Dopo questa bellissima gincana che abbiamo visto, una risoluzione di mobilità Teletasso da Dallas. Oltre 30 servizi a disposizione. E se diventi cliente entro il 15 luglio, hai il 20% di cashback sui pedaggi estivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fatto soggetto a realizzazione e accettazione. Regolamento sotto infrazione in condizione della promozione di Dallas. Buona estate con Teletasso. Gabri! Non me la dà, così la diciamo al non ben tempo. Ok, ti tappo il microfono, sì. Allora, la gincana bici vince, vince. Oh, con 5,51 al sesto posto c'è Castel Seprio, al quinto con 5,40 Locate, con 5,30 al quarto posto Appiate, con 5,15 al terzo posto c'è Cornate, poi la seconda è 4,12, la prima è 3,24, con diciamo una supremazia schiacciante, una tecnica strafina. Vince la gincana, vince il Lonate Gentile, la Lazio Verona. Grazie, bravissimi, bravissimi a tua corso, che sono stati fenomenali e fantastici. Complimenti comunque a tutti i ragazzi. La finale terzo e quarto posto di Mini Paglie ha vinto, se l'è giudicata Renate, quindi Renate, Mini Paglie, ciao Elia! È arrivato il terzo. Gracias.
perché ha parità di acqua. Ci siamo? Ci sono le squadre della staffetta d'acqua paglio? Ci sono le squadre? Io, tu devi giocare? Sì. Allora, le squadre che devono giocare adesso. Perfetto. Adesso mettiamo insieme le regole, così poi entriamo con testazione. Tutti assieme, se volete seguirci vediamo il percorso tutti assieme. Mamma! Io sono
non c'è un tempo massimo? Perché Quindi il primo fa da lati, se arrivo arriva la porta a destra, perché la porta rossa è meglio, partenza arriva la porta a destra. Però se non si devono cambiare da lì solo, no, credo non ho capito. Eli! Ciao mamma! Ancora sull'erba, anzi, se cade uno di voi si fa un uomo, lui si fa male. Castel sempre per il gioco dell'acqua, per il gioco delle spugne, se ci sono, e se ci sono, se le possono venire qua. Stiamo aspettando questo sepio, se ci dite se ci sono o meno. Vedo un soggetto che arriva che dice no, positivo. Aspettate le regole, la collega ci sta spiegando come funziona. Tutti facciamo una bella processione, una bella sfilata tutti assieme. Quindi, primo giocatore dalla partenza arriva con la sua bella spugna in testa, che può tenere anche con le mani, arriva qui al primo ostacolo che troviamo. Molto passa la spugna, secondo concorrente che la prende in mano e la porta probabilmente all'altro ostacolo che troviamo sul percorso. Sul secondo ostacolo c'è il terzo giocatore che riceve la spugna qui in adacca, la porta fino alla transenna blu, gira attorno alla transenna blu, ritorna sul costato e ne passa il quarto concorrente, fino all'ostacolo di partenza. E lo passerà al quinto concorrente che arriverà poi all'arrivo o alla fine. Esatto, ma poi devo tornare adesso.
perché le altre persone devono fare avanti. Allora, facciamo un esempio. No, no, facciamo, ragione, facciamo ho capito, un esempio. Capito, capito. È tutto chiaro, eh? 3 spugne, quindi 3 giri. Sì? Sì. Consenta per tornare in Allora, con Vincia Gornate abbiamo fatto un'estrazione, diciamo il Gornate sarà il primo partecipante, tra l'altro sono già sul campo di gara, quindi diciamo che va bene così. Sì, 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 sì
si corre con una sfida. Ehi. Se ti prendo ma fate da sole? Chi è il primo componente di Gornate? Tu sei il primo? No. Manca il primo concorrente di Gornate. Ok, certo, assolutamente. Potete anche testare il campo di gara per vedere, come dire, il grip dell'erba, perfetto. Assaggiare anche l'erba per vedere, perfetto. Perfetto, sei pronta? Possiamo andare via? Andiamo via, 3, 2, 1, via! Ecco il primo cambio, è andato, intanto il primo concorrente può tornare a prendere l'altra spugna. La prima spugna è arrivata a metà percorso. Nel frattempo parte la seconda spugna, sta arrivando anche un aiuto dal cielo probabilmente, infatti se piove non vale perché le spugne si risultano,
infatti. Allora, la prima spugna è arrivata a destinazione, vediamo quanta acqua c'è. Tantissima acqua, complimenti, complimenti. Ecco la seconda spugna che sta arrivando. Sta arrivando la terza spugna, l'ultimo concorrente. Ecco l'ultimo concorrente che porta la terza spugna. Vediamo quanta acqua c'è, tantissima ancora, tantissima acqua. Fino all'ultimo. Bravissima. Non vale quella delle magliette però, quella delle magliette non vale. Il primo giro è andato, complimenti. La seconda squadra è quella di Venegono. Se Venegono può raggiungerci o può disporsi sul campo di gara, e così iniziamo. Non vorremmo avvantaggiare nessuno poi con l'acqua che arriva dal cielo, quindi facciamo in fretta. Le regole sono chiare, sì? Ok, sono tre spugne, sono tre giri. La puoi gettare e al via poi te la metti in testa. Fino in seconda base di Venegono, fino in seconda base. Thank you.
Ok, allora possiamo partire, siete pronte? Pronti, pronte, perfetto, grazie. Allora, siamo pronti? 3, 2, 1, via! Seconda spugna, bellissima, è partita anche la terza spugna, fate entrare la terza spugna, la prossima squadra è la piatta, vi dico già che la prossima squadra è la piatta, sta per arrivare l'ultima spugna, strizzata, tiro della prova, complimenti, adesso andiamo alla misurazione. Oltre 30 servizi a disposizione e se diventi cliente entro il 15 luglio hai il 20% di cashback sui pedaggi estivi. Messaggio pubblicitario con fidelità promozionale, offerta soggetta a limitazioni e accettazioni, regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com. Buona estate con Telepass. Ho perso anche la cronometrista, me la sta arrivando. Siamo quasi pronti alla partenza. Thank you.
Biata, siete pronti? Sono bene carico d'acqua, rispondi, eh? Sei pronto? Vediamo via? 3, 2, 1, via! La prima è partita, la prima spugna. Diciamo che c'era abbastanza acqua nella spugna, vista la maglietta, di dietro c'era anche la spugna. Bravo, questa è la tangente, che ancora più per meglio, la spugna, un po' più di bella. Il secondo concorrente deve portare la seconda spugna, e quindi... Sì. Ok, ci siamo. Sta arrivando la prima spugna. La prima spugna che arriva, solo che l'ultimo concorrente è un po' più fortunato perché la maglietta la vedo un po' più asciutta, eh? Strizza, 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 perfetto, buttala dentro, buttala dentro. Intanto la seconda spugna sta girando, giro quasi, giro di qua la seconda spugna. Quasi per tornare la seconda spugna, non confondete adesso per partire se vuole. Sopra la testa, sopra la testa. Ecco la seconda spugna che ha quasi finito il giro, l'ultimo concorrente. Ricordo che non è una prova di velocità ma di abilità, quindi non fare uscire l'acqua dalla spugna, solo in carità l'acqua portata conta al punto. Viene svuotata la seconda spugna. Non c'è di più, non c'è di più. Questa è l'ultima spugna, sì. L'ultima spugna per Atlate. Attenzione, non farla cadere, perché se cade la spugna non succede. Ah, tutto bene a cogliere, quindi se la perdete l'acqua e si svuota. Ecco, l'ultima spugna, il tempo viene preso al momento dello spostamento finale. Strizza, 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 strizza.
Ok, finita anche la prova di atleta, bravissimi! Allora, adesso tocca alle nate. Tocca alle nate. Tanto misurerà con l'acqua. Lui è un po' di grinta però, dai, tanto bravissimo, così, ti vado così. Spostati le spugne che così si muovono. Diciamoglielo. Ah, naturalmente se la notte non arriva prima come posto. A parte questo, i concorrenti sono la più bassi. Fitz Italy! Se lo dico non sapete niente, non Shakira, Lottuari, Artici Nucleare, Maneskin, Calcutta, Only, Isis of Zero, Dash, Tedua. Ci siamo, ci siamo, possiamo partire, vedo? Ok. Aspetta, 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 aspetta! Allora, ti do io 3, 2, 1, usi le corde del cronometro. 3, 2, 1, via! Dai un po' di tifo per le nate, dai un po' di tifo per le nate, dai! Dai Leo! Ecco la seconda frazionista. Bravissima. Sta per arrivare la prima spugna. Bravissimo, strizza, 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 strizza. Strizza, 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 tanto c'è tempo. Strizza, strizza, strizza. Fino alla fine, fino alla fine. Bravissimo, dai Leo. Terza spugna. Di partenza. Leo ha finito la prova. Senta la terza. Sta per arrivare la seconda spugna. Strizza, strizza, strizza. Arrivando l'ultima spugna, dai 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 dai, questa strizza la fine alla fine, piano che perdi acqua, piano che perdi acqua, strizza, 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 tanto il piccolo chiudiamo quando non c'è più acqua, ok, fine, grazie, bravissimi, bravissimi quelli di Lonate, no, non è vero, non si può strizzare la spugna. Allora, adesso è la volta di Locate che vedo già sul tappeto di gara. Manca la persona che deve partire. Eccolo. Tanto non c'è fretta, vai tranquillo. Volevi farti la doccia prima per... no. Così, volevi bagnarti la maglietta prima, così eri già a posto. Vuoi strizzarti, cioè fai gestirti le spugne come vuoi, riempire da acqua, fai quello che vuoi.
Ehi! Allora siamo pronti, stiamo per partire. 3, 1, via! Dai, bravissimi, bravissimi concorrenti di Locate, complimenti. Prima sponi è andata. Ricordo la seconda frazionista che finché non arriva al suo punto di partenza non si può partire dall'inizio, quindi il primo frazionista non può partire, ma quando lei arriva la sua linea può ripartire. Bravissima, di corsa, adesso può ripartire. Tanto per tornare la prima spugna, mentre la seconda è già partita. Ecco il corso delle spugne a metà strada, tempismo perfetto. L'ultimo frazionista sta per ricevere la spugna. Ecco la prima spugna di Locate che arriva. Puoi strizzarla tutto il tempo che desideri. Puoi partire con la terza spugna, l'ultima spugna per Locate. Terza spugna scambiata. Dai Manner, forza Manner! Dai Manner! Dai! Dai che non ha bagnato! Sta arrivando la seconda spugna per Locate. Gara che se dopo non si riesce l'acqua. L'acqua del cappello non vale, lo dico lo sgarro. L'acqua del cappello è una scagliata. Ecco l'ultima spugna. Questo abbiamo fatto apposta a fare il cielo così, sono allenato così per non farvi scaldare troppo. È arrivata anche l'ultima spugna. Dici tu quando sei a posto che prendiamo il tempo e prendiamo il tempo. Perfetto, grazie, grazie. Ah, grazie, grazie. Ok, un applauso a tutti i concorrenti. Hanno voluto bagnarsi questa prova. Adesso a breve facciamo le ultime misurazioni, poi vi diamo la classifica finale. Grazie a tutti. Allora vi ricordo che riprenderemo poi con palla avvelenata fra una quarantina di minuti, quindi se volete approfittare per mangiarvi un panino, per bervi qualcosa, questo è il momento giusto. Io ringrazio tutti e poi vi farò sapere il risultato finale. Grazie. Scusate, non è palla prigioniera ma palla avvelenata. Per qualcuno è palla avvelenata, non è palla prigioniera. Allora, è palla prigioniera, non è palla avvelenata. Infatti ho bisogno di bere, il problema è quello che tutto il giorno che parlo non ho bevuto niente. Adesso voglio uno che mi spiega la differenza tra palla avvelenata e palla prigioniera, perché io quando ero bambino mi facevano giocare. E adesso vi dico. Allora, sesto posto, Castelsepro, perché non ha partecipato al gioco e quindi a tavolino, diciamo, è stata messa come sesto posto. Al quinto posto abbiamo Venerone,
che si classifica al quarto posto. Quarto posto per Arrabbiate, al terzo posto Lunate, quindi poi troviamo Leo e gli possiamo fare una penitenza che avevamo detto. E quindi se la giocano Gornate e Locate, il primo posto è di Locate! Quindi Gornate secondi, complimenti, bravissimi! Allora facciamo una pausa di una mezz'oretta come dicevo prima, se volete bervi una birra, quello che farò io adesso sicuramente, se volete mangiare qualcosa, bervi un cocktail e ci rivediamo tra una mezz'oretta e 40 minuti per palla prigioniera over 16 mista. Grazie. In questo momento che a pallavolo femminile per il mini palio ha vinto Lonate, quindi un applauso alle ragazze di Lonate, complimenti, grandissime. La finale del quinto e sesto posto di palla prigioniera over 16 mista,
sentiamo Piatti Cornate che si collega nuovamente al sesto posto. Non so se le squadre ci sono già qua. Non so se Piatti Cornate sono già qui, fateci un check, perfetto, grazie. Non vedo giocare a pochi spazi, però ci vediamo anche e poi il comune per fare l'uomo, no? Scusate, a piedi scalzi. Vi siete lavati i piedi o delle case senza buchi? Sì. Cioè, siamo di quello che ci stava appena dicendo. Thank you.
Lei una seconda per fare la quinta gol di modo dovuto non durare per la mia. Lei due. Abbiamo, ci siamo? Ci siete tutti per la squadra? Ci siamo? A più di lunghe? Alle calci non più di lunghe. Senza scarpe, senza scarpe, se no si rovinano da te. Abbiamo due anni più internazionali per farla prigioniera, quindi lo fanno già gli arbitri, bravissimi. Il campo è quello che fa il lavoro, quindi il campo è quello che ha lasciato il rosso. Probabilmente manca una persona di appianto, quanti siete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, siete il 9? Guardate, voi siete a posto, siete 10? Guardate, siete a posto? Possiamo partire? Arbitro, siamo pronti? Per spiegare la regola. Questo mi sta dire che possiamo iniziare? Ci siamo, iniziamo, dai! Oh, subito preso così, pronti via preso! Ci
ancora l'1-0 che è stato un minuto di gara. Un altro preso. Non è per la canestro, Attenzione, l'arbitro segnala. Un preso, un altro preso, non ce ne eravamo accorti, invece. Ok. Campione il torno in possesso di Abbiate.
oltre alle mani. Ancora 3 minuti e mezzo. Salvate le Stremis. Fare girare la palla, guardate che non sono più. Lo uscito dal campo, quindi abbiamo un altro preso. Questo è un colpo gratuito. Addirittura tu, due persone, per resto di starta subito. Vedremo anche le corrette di Bernate. Quindi Bernate rimane con due corrette solo. Preso necessariamente dopo il volo. Tolto il concorrente di Bernate che ancora tiene, anzi recupera la palla. Ecco, intercettata la palla. Quindi torna la mano a Piate, preso la figlia a Piate, si chiude la partita. Il quinto posto a Piate, sesto posto per il Capuzzo, scusate, fuori gioco! Ha pestato la rete, anche Provisione ha pestato la rete. Allora riproviamo, anche 2 minuti, fiscalissimo l'arbitro, bravissimo. La torre internazionale è l'arbitro internazionale, non possiamo fare altrimenti. Non sparate sullo speaker, per piacere. Rosso! Quindi siamo 2-1 in questo momento, la partita si fa molto tesa. Palla in mano ad Abbiate che fa circolare la palla da una parte all'altra. Concorrente di Bernate e Argine stanno perdendo tempo. Ecco Abbiate che sferra il colpo, la palla ritorna in possesso di Abbiate. No, mancato a 1 metro, un rigore porta l'uomo, mancato. Viene preso. Quindi si è aggiunta la partita di Atto, complimenti. Allora adesso la volta di Locati con il testo secco, quindi vi chiedo di aggiungere il campo. Thank you.
la divisa di Cornate, bellissima, la divisa di Cornate. Scusa, questa è sempre, scusami, questa è sempre. Siete bellissimi, avete distratto, avete distratto.
ancora in perfetta parità, palla locate, situazione statica. Preso! Questo momento locato, attenzione, l'arbitro annulla la presa. È stata una linea, quindi non vale, non vale la presa. Il possesso della palla, vediamo locate come si comporta adesso con il possesso palla, scambio la palla, ma anche questo è un rigore porta gol. Un po' di tifo, dai, vediamo se c'è qualcuno che fa un po' di tifo. Bravo, fatemi sentire. Siamo quasi alla metà del tempo, 5 minuti e 10 secondi. Circolazione di palla per Locato. Ecco ancora la circolazione di palla. Tiro attaccato. Dove si fa la palla? Arbitro, cosa è successo? È stata la palla, è stato la rimessa. Preso! Bravissimo, secondo me si è fermato. Ancora questo simbolo gli faccio tornare la palla. Palla torna in possesso di Locate. Locate fa girare la palla, no, troppo basso, troppo schiacciato. Circola ancora la palla. Vedete? La spinta di Pini che non ha portato a nulla. Preso! Finalmente! Finalmente! Mancano 3 minuti. Apprezziamo
il lavoro del contatore che ci sta facendo vedere anche sul tabellone elettronico il numero di presenti in campo. Quindi siamo 6 a 7 per giocate, immagino. Qua c'è la di palla, la testa in sopra, attenzione, perde la palla, tira subito, è valido, è valido. Sei parti, aspetta parità e mancano 2 minuti. Boccate, gira la palla. Bravissima! Non vale, non vale. Ha pescato la lunga, non vale. D'altronde il nostro arbitro internazionale, giustamente cavaliere di Sestoni. Un altro concorrente di quasi sempre un giovane, ma si riscatta subito questo esempio. Cerchiero infallibile, in questo momento siamo 5 contro 4. È un vantaggio per questo esempio in questo momento. Un applauso ragazzi, dai, vi stai impegnando, dai, dai un po' di positivo, dai! Questi 40 secondi finali, attenzione! 36, 35, 34, 30 secondi finali! Col mandato lo facciamo tutti assieme, eh! Dai, dai, la comunità finale, dai! La partita 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finita! Allora in questo momento si va avanti e ci sarà il golden goal, come si dice? Golden goal, golden tiro, quindi il primo che viene preso fa perdere la propria squadra. O meglio, la squadra che riesce a prendere l'avversario per primo vince la partita. Bravo Marco! Veramente non si conta tutto, ma si conta solo sostanzialmente solo il primo che l'ha preso. Preso! Quindi ha vinto anche con l'abbiamo visto. Ha vinto questo esempio. Allora proviamo a vedere il palletto. Sempre tanto proviamo a vedere il palletto, visto che questo esempio. Fateci vedere il palletto, tutti assieme. Vi vogliamo vedere, fateci vedere il palletto. Dai, palletto, 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 palletto.
per partire. Bravissimi, applauso. Andiamo per la finale per il primo e secondo posto, adesso difenderanno il titolo per Legono e Lonate, il primo titolare per Lonate. Gli assessori, c'è una regola per cui gli assessori non possono giocare. Io gioco!
attenzione, attenzione al pubblico. Alto come una certa età, corpo di una pasta, corpo di sedia. Sono passati già più di 2 minuti, quella situazione statica, no. Presa la componente di Lonate. Bravissimo Lonate! Dato di tipo per giocare Lonate, però diciamo i concorrenti. Un po' di tifo, dai! Andiamo con le mani, facciamoci sentire! Vai! Palla in campo, quindi la palla torna a Lonate. Ora che si va a scuola, grande! Circolazione di palla da parte di Lonate. Non uccidete né il pubblico né tanto meno lo speaker, e gli amici dello speaker, un altro punto di Lonate, grande Leo, bravissimo. Ritorniamo in parità a 6 minuti dalla fine del finito. Palla di possesso di Lonate, bravissimo. Circolazione in palla. Lonate fa valere la propria forza. E quindi per chi sono il tornato di Lonate. Adesso la palla in mano delle donne. Via subito, via. Passa la palla. Trova le donne che prendono la palla e riesce a colpire il componente di Lonate. Attenzione da parte di Lonate, la palla. Attenzione a questo campo, la palla per Lonate. Attenzione. Circolazione. Si fa girare, vai a te. Palla tirata, oltre la linea, quindi la palla torna del giorno. E la vedono per chi sono professore. In questo momento il rigore è un vantaggio, Lonatesi, fatemi sentire che il rigore è un vantaggio, non fare già, vai, il chiudo lo peggio, il rigore è un peggio, la palla di mano per stesso di Lonate, ecco ancora che viene girata la palla, ancora conquista la palla, fa girare la palla, ancora possesso di Lonate, tiro gollo, allora c'è
cercando di conquistare la palla. La palla continua a girare. Buona, vedi che loro fosse in vantaggio in questo momento. Vai Barbara, con la regia di con te Barbara. Vieni tu, fai te là. Grandissimo, 4 concorrenti per squadra, 2 minuti e mezzo dalla fine, sono minuti cruciali. Thank you.
la corsa della palla di piede non si recupera e taglio di corrente era recuperato domani. Peccato. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Peccato, il tempo ci ha rovinato. Peccato sì. Il nome dell'altra parte è pieno di centri, quindi se volete bagnarvi potete tranquillamente stare qua in palestra. Ecco. State sugli spalti perché sul campo non si può entrare. Vi conviene stare qua perché se no sotto il tendone è già pieno di centri. State sugli spalti, grazie. Piove. Guardate, è diventata.